Arianna Alaimo e voglio intraprendere questo nuovo progetto, far diventare le donne, non solo, delle brave sarte, dando delle nozioni e delle lezioni da zero e portarle al punto di poter cucire autonomamente. Quindi la possibilità a chi non ha mai conosciuto questo mondo, il mondo del cucito, in particolar modo della modifica sartoriale, è di diventare esperte con delle nozioni e delle tecniche che vorrò spiegarvi. Per mettere in pratica quello che ho detto, adesso farò vedere un esempio. Iniziamo proprio con la trasformazione di questo pantalone. È un pantalone di foggia superata che potrebbe diventare un nuovo capo. In particolar modo lo trasformerò in gonna. Salviamo la parte alta già completa di per sé, che è appunto quella fatta da tasche, passanti e lampo. Viene tagliata la prima parte che diventerà baschina della gonna. Misureremo la baschina con degli spilli da 1 centimetro chiaramente, rispettando sempre la stessa profondità, quindi in questo caso la baschina è di 16 centimetri. Lo ripetiamo per tutta la parte. E proprio laddove ho messo gli spilli andremo a fare un taglio. Questa ci dà la possibilità di creare diversi tipi di gonne, uno utilizzando lo stesso avanzo del pantalone, o due se abbiamo altri tessuti, altri materiali, possiamo proprio crearci la parte mancante appunto della gonna, riprendendo lo stesso avanzo di gambe. Quello che può sembrare adesso un ritaglio da eliminare, da buttare, taglieremo più parti, quindi più strati di stoffa, per poterli assemblare e completare la nostra gonna. Apro le cuciture del pantalone. Adesso prendiamo intanto la prima parte, la ritagliamo a metà e abbiamo i primi 2 lembi di stoffa che vanno ancora ripuliti e ritagliati. Procediamo a fare lo stesso lavoro sulle altre parti di tessuto affinché ci ritroviamo 8 pezzi di stoffa. Allora, il passo successivo è quello di unire i lembi del tessuto che abbiamo ritagliato senza rispettare la forma, proprio per far venire fuori una cosa inusuale, originale, con un movimento un po' atipico. Adesso appunto verranno fatte una serie di cuciture e da questo momento in poi serve proprio l'uso della macchina da cucire. Unisco i 2 lembi e lo stesso procedimento lo applicherò su tutti gli altri strati di stoffa. Andiamo paralleli al bordo del tessuto, così che ci permette di andare dritti e non sbagliare. Farò altrettanto con gli altri 6 pezzi. Il risultato è questo. Abbiamo appunto la parte mancante della gonna. Però la parte che mi preme di più mostrare è l'assemblaggio, quindi come unire la gonna alla baschina. Metteremo a rovescio la gonna. Infiliamo dentro la nostra baschina e magari per quelli
quelle più inesperte è bene fissarsi dei punti con degli spilli, perlomeno dei riferimenti, in maniera tale da cucire più spediti senza creare degli errori. Fatto ciò posso ritornare alla macchina da cucire e creare questa nuova impuntura. Rimuovo gli spilli che mi sono serviti per tenere bloccati i due tessuti e in teoria il nostro lavoro è finito. Diamo un'occhiata al risultato.